Ciao bambini, oggi ho pensato di leggervi un libro per sentirsi un pochino più vicini, anche se siamo lontani. Allora, oggi leggeremo Il piccolo bruco Maisazio. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si alzò un sole caldo e splendente, l'uovo si ruppe. Fuori un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque arance, ma non riuscì a saziarsi. Allora, sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria. Alla sera aveva un gran mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il piccolo bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio, ma non era più tanto piccolo, era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta chiamata Bozzolo e rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire e era diventato una meravigliosa farfalla colorata. Ciao bambini, alla prossima!